Sono Giacomo Tarrico, sono consigliere comunale a Nizza, di Sicilia, sono il coordinatore nazionale di ANCI Giovane, la struttura dell'ANCI si occupa di raccogliere e rappresentare i giovani amministratori sparsi per l'Italia. Giacomo, finita l'epoca delle ideologie, l'amministrazione locale è sempre più importante. Qual è la tua esperienza in una città piccola e poi il confronto appunto con altri amministratori giovani come te? Ma la mia esperienza di un consigliere comunale in un piccolissimo paesino della Sicilia, un posto più bello del mondo secondo me, è un'esperienza diversa da quella partitica, politica, un'esperienza che ti fa misurare quotidianamente con problemi reali, con le richieste quotidiane, con anche soddisfazioni quando risolvi un problema a chi, alle persone, in particolare alle persone che conosci e chi abbia con te. In dimensioni diverse penso sia lo stesso in una grande città. L'idea di poter quotidiano, nel giorno per giorno, affrontare i problemi delle persone che vivono in un dato territorio è una cosa totalmente diversa da quella che è l'impegno dei partiti nella politica. Nell'amministrazione pubblica, nei comuni, devi misurarti direttamente e immediatamente col problema concreto che ti sottopongono i cittadini. Nella politica partitica è un altro tipo di approccio, non meno importante, però sicuramente diverso. Tu sei il coordinatore nazionale di ANCI Giovani. Quanti sono gli amministratori giovani under 35 come te nei vari comuni italiani? Ma gli amministratori giovani sotto i 35 anni sono tantissimi. Allora sono 27.000 su 146.000, una percentuale altissima, vicino al 19% degli amministratori pubblici, una realtà che spesso la politica e le istituzioni riescono a vedere. Quando abbiamo scoperto siamo rimasti anche un po' sorpresi. La cosa che però vorrei sottolineare è che non è soltanto un dato numerico, è anche un dato qualitativo. Sono tantissimi ragazzi sindaci, assessori, consiglieri comunali che quotidianamente assumono responsabilità, rappresentano territori, guidano comuni. E fare questo non è soltanto l'indicazione della classe dirigente del domani, sono ragazzi e ragazze che oggi hanno delle responsabilità importanti. Perché secondo te il salto dalle assemblee elettive al governo locale e poi nazionale o alla rappresentanza nazionale è così difficile e così raro? 19% nei comuni, 2-3% in Parlamento. Perché? Ma perché il meccanismo di selezione è diverso. Nei comuni i ragazzi hanno possibilità di giocare la propria partita con la propria faccia, le proprie idee, le proprie proposte, di raccogliere il consenso personale dei cittadini e dei loro concittadini. Con il meccanismo della preferenza, andare in lista alla preferenza, ognuno ha la possibilità di essere votato o meno. Il meccanismo di selezione a livello nazionale è totalmente diverso. Le liste sono bloccate, vengono fatte dalle segreterie di partito, è ovvio che la selezione per un ragazzo che non è inserito in un circuito di decisione del partito diventa molto più difficile. Ecco, si può dire appunto che il ricambio generazionale, la presenza dei giovani in politica e nei vari livelli amministrativi è una questione nazionale. L'ANCI Giovani organizza a Taormina una prima conferenza nazionale. Che cosa vi proponete di fare e quali sono gli obiettivi di questo appuntamento? Sì, Taormina, da 2 giorni di Taormina, il 13 e 14 marzo, vuole essere non tanto e non solo un convegno per parlare di giovani, ce ne sono stati tanti e importanti. La nostra è un appuntamento generazionale, far incontrare su proposte dei giovani amministratori tante e tante realtà under 35, imprese, associazioni, istituzioni che pensano al sistema paese. La nostra idea non è soltanto quella di guardare. È quella di mettere gli occhi sul giorno per giorno, ma poggiare lo sguardo lungo sulla prospettiva di questo paese. Penso che la realtà dei giovani amministratori sia un tassello importante, fondamentale. Sono 8.000 comuni italiani, in tutti gli 8.000 comuni italiani c'è almeno un giovane amministratore. Sentire le proposte, le idee, la visione di chi ha un'età giusta per guardare al futuro, penso sia la cosa importante. Ecco, piuttosto che farlo da singoli, l'idea di ANCI Giovani è quella di mettere insieme tutta questa energia e tirare fuori 2 o 3 idee forti per il paese che possa essere un contributo all'innovazione e al miglioramento dell'Italia. Buona fortuna. Grazie.